Ciao e benvenuto a Condo Podcast, la voce del condominio. Oggi parliamo di un versamento di rata che un condomino effettua in natura diversa rispetto al preventivo di gestione. Questo podcast lo registriamo che è festa della mamma, quindi tanti auguri a tutte le mamme. E siamo sul fiume Panaro, nel comune di Marano. In verità in questo momento non sono sul fiume, non sto camminando sulle acque, è evidente. Anzi, ho un passeggino qui davanti, qui sulla mano sinistra, ma riesco a registrare il podcast allo stesso modo. E nelle immagini che invece vedi c'è proprio il fiume Panaro. È interessantissimo stare sotto gli alberi e mangiare un panino con l'acqua che scorre. Possiamo dire che è il mare delle persone che abitano proprio qui vicino. Allora, cosa succede quando c'è questo tipo di di rata? Ad esempio, una rata di 100 euro per farla semplice, ma Ciccio, Bruno, è evidente, e anziché 100 ne versa 90. È sufficiente andare nelle rate, versamento rate in basso a sinistra sul menu grigio, e su versamento rate andare a cliccare su modifica schema di ripartizione. Ora non ricordo esattamente la parola esatta, ma questa è il senso. A questo punto cosa succede? Succede che il sistema permette di modificare su un versamento rato, comunque diciamo su una rata che stiamo versando, in linea generale la possibilità di avere tipologie di valori diversi, quindi non in riferimento alla rata classica generata dal piano rateale. Immaginiamo anche che il piano rateale non ci sia, ad esempio, no? Però in questo caso stiamo immaginando che proprio c'è, e quindi andiamo a modificare, a inserire un valore diverso dalla rata classica. Effettivamente, prima di fare questo, dimenticavo di dirti che quando vai a inserire un versamento rata, tu gli dici: ok, Ciccio Bruno sta versando la rata numero 2, in automatico esce 100 euro. Tu vai in basso a sinistra, versamento rata, modifica schema di ripartizione e metti questi 90. Ci sono diverse opzioni, c'è l'opzione manuale, c'è l'opzione rispetto ad una tabella millesimale, l'opzione rispetto al preventivo di gestione. Visto che il signor Ciccio ti versa 90 euro anziché 100 senza, fra virgolette, alcuna motivazione, tu devi andare a ripartire, eventualmente lui abbia più unità, immaginiamo che le abbia, più unità a questa versamento rata esattamente con lo schema di ripartizione teorico. Ed ecco perché rispetto al preventivo di gestione, a meno che lui non dice: no, guarda, voglio versare 90 euro ma per l'unità 1 sì e per l'unità 2 no, a questo punto fai una modifica manuale, e nella manuale vai a dire quanti euro nell'unità 1 e quanti nella 2. È evidente che lui ha dei rapporti nella 1 e nella 2 in questo esempio. Però tornando allo schema classico, cioè 90 anziché 100, oppure come faccio io quando verso le rate del condominio pago tutte le rate assieme, mai prima, seconda, terza, quarta rata, non ho tempo da perdere, direttamente tutto quanto dall'amministratore. Immagino che dall'altra parte, è evidente con Condomani, se no che amministratore sarebbe, va a selezionare la prima rata e dopo fa modifica rispetto al preventivo di gestione, dico dei numeri finti ora, anziché 10, 100, 10 è la prima rata, 100 sono le rate totali. Quindi voi in questo caso, anziché 100 che viene proposto, andate a inserire 90. Se avessi invece inserito secondo la tabella millesimale, il rapporto di questi 90 euro sarebbero stati divisi non secondo lo schema delle rate, ma secondo appunto la percentuale diversa di una tabella rispetto all'altra. Cioè, immaginiamo che ci siano determinate tabelle millesimali con dei valori diversi, ecco, comunque in maniera proporzionale prende quello, fai delle prove. Ora è chiaro che nel momento in cui Ciccio Bruno abbia solo unità e ci sta solo una tabella millesimale, tutti questi casi, diciamo, collassano in una stessa tipologia di esempio, ma è evidente che nel momento in cui ci sta un'unità, ci sta una cantina, ci stanno diverse possibilità, ci sono preventivi gestiti, alcune cose per la tabella generale, alcune cose per la tabella 2 e così via, è chiaro che il pulsantino secondo lo schema delle rate è quello migliore. Ecco il passeggino a riprova. La mascherina, le mascherine, anzi una bianca e una verde, sono sulla mano perché non c'è nessuno a distanza e siamo all'aria aperta. Anzi, ma ti sei già iscritto al canale YouTube Condomani? www.condomani.it/YouTube. Se stai vedendo questo video e non stai ascoltando questo audio, qui in basso a destra c'è un pulsante direttamente per iscriverti. Con il Pondo Covo, interessantissimo. Vai, sto spingendo il passeggino. Con il Condo Podcast è tutto, la parola chiave è mamma, come la festa della mamma. Un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacqua e a Condo presto.